Grave lutto in Italia, è morto infatti Vittorio Merloni, 86 anni che aveva compiuto scorso 30 aprile. Vittorio era figlio di Arischi, il fondatore della industria Merloni. Dopo la laurea in economia e commercio a Perugia, capoluogo della Umbria, Vittorio sposò Franca Carloni, dalla quale ebbe ben quattro figli, Maria Paola, Andrea, Antonella e Aristide. Vittorio è morto questa mattina all'ospedale Profili di Fabriano. Una carriera indimenticabile, una carriera imponente, quella di questo grande imprenditore che iniziò nel 60. Quando cominciò a lavorare in azienda di famiglia, nel 75 nacque la Merloni Elettrodomestici, poi la Indesit Company, e ne diventò il presidente, ricoprendo la carica ininterrottamente fino al 29 aprile 2010, data in cui lasciò la presidenza al figlio caro di nome Andrea, per assumere la carica poi di presidente onorario. 4 anni dall'80 fu presidente di Confindustria. Che cosa avrebbe detto per l'appunto Francesco Casoli a proposito di questa scomparsa? Avrebbe detto le seguenti parole: scompare un signore da più tempi, un imprenditore lungimirante che ha portato il buon nome dell'Italia in giro per il mondo, ora venderà frigo e lavatrici in tutto il paradiso, per me grande maestro da lui ho imparato tutto quello che so fare. Questo sarebbe quanto, grazie per l'ascolto, questo video non vuole assolutamente ledere la privacy di Vittorio Merloni e o della famiglia Merloni, questo video vuole solo informare eventuali persone nel rispetto della privacy e informare quelle persone che ancora non sanno di questa tragica morte che si è verificata questa mattina. Grazie, un saluto e a presto, grazie.